Mercoledì a Ischia ci sarà una manifestazione proprio indetta dal comitato che raggruppa tutti gli stagionali che grazie purtroppo insomma ai rallentamenti che ci sono in questo periodo vivono una grande situazione di difficoltà. Ascoltiamo le parole di Gennaro Savio che ha organizzato la manifestazione il prossimo mercoledì, possiamo vedere il contributo numero 13. I lavoratori isolani dal mese di marzo non hanno ancora ricevuto i bonus a loro destinati, privati di ben 3.400 euro a persona. Una vergogna, uno scandalo. Per evitare che la situazione degeneri e che la povertà dilaghi, onde evitare che si verifichino persino dei suicidi, il comitato di lotta dei lavoratori stagionali e non dell'isola di Ischia ha deciso di scendere nuovamente in piazza e lo farà dopodomani, mercoledì 10 giugno a partire dalle ore 9 in piazza Antica Reggia ad Ischia. Le nostre rivendicazioni, le nostre richieste sono perentorie. Bonus dei mesi di marzo, aprile e maggio per tutti i lavoratori che quest'inverno hanno fatto richiesta ed ottenuta la NASPI, la qual cosa dà lo status di stagionale ai lavoratori. Per tutti coloro che finiti gli effetti dei bonus dal 1 giugno saranno disoccupati, NASPI sino alla prossima riassunzione. Per i lavoratori invece che avranno la fortuna di rientrare e di riprendere a lavorare per due, al massimo tre mesi, NASPI dal momento in cui saranno licenziati sino all'assunzione nel prossimo 2021. Solo in questo modo riusciremo a scongiurare per migliaia di lavoratori la fame per ben due anni. Inoltre, così come ha fatto il Comune di Capri, chiediamo alle sei amministrazioni comunali dell'isola di Ischia di stanziare dei fondi da destinare agli stagionali, a partire da coloro che non hanno beneficiato e non beneficeranno di nessun bonus. Al sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, che ha annunciato di stanziare con la sua giunta 1.600.000 euro per le aziende, chiediamo che questi fondi vengano elargiti ai lavoratori stagionali che si trovano in un paroso stato di povertà, che stanno facendo la fame e che non hanno nemmeno più la possibilità di mettere il piatto a tavola.